che il Barça non è stato al livello, non ha avuto la intensità, e parlare soltanto del VAR non è positivo per il Barça. Il Barça deve iniziare a criticare fortemente quello che sbaglia, quello che fa male, e tentare di ricostruire un Barça campione un'altra volta, perché il Barça così non è campione, e non lo dico io, lo dice Messi. Quindi secondo me Messi ha avuto molta ragione, ha parlato tardi, perché secondo me mi piace vedere il capitano parlando, e Messi non è di parlare, parla più a campo, però a me mi piace vedere il capitano parlare, e ha parlato adesso un po' tardi, però secondo me ha ragione, il Barça non ha avuto la intensità, però soprattutto anche lui non lo può dire, credo io, però ha una cosa che è certa: ieri il Barça per vincere la Liga stava giocando con Ansu Fati, che sì, può avere molto futuro, per un ragazzo che era giocato di 17 anni, bravo, con 17 anni, che mi ricorda, è simile, quando hai ragazzini da 17 anni che si parla tanto è perché la squadra non va bene, ricordate il momento Boyan, bravo, momento Messi, quando i ragazzini illusionano tanto è perché bravo, la squadra bravo, non va bene. Bravo, Xavi con Van Gaal, bravissimo. Allora questo è il sintomo, quando si parla soltanto di Ricky e di Andrew è che la cosa non va bene, perché viviamo di delusione, iniziamo a mirare a guardare il futuro, illusione, e non il presente, né sfruttare il presente, quindi il presente va male. Allora Messi secondo me non l'ha voluto dire, però non è vero, il Barça non ha avuto intensità, come diceva Giussi, perché è una squadra più forte che la Real Madrid, ha avuto infortuni anche, certo, De Jong, il caso Arthur, che alla fine è un giocatore che quando lo metti in vendita è un giocatore che non serve, Suarez è stato tanto tempo, però ieri il Barça stava giocando e Messi lo ha nella sua testa e sta giocando con Sergio Roberto nel centrocampo, che è un giocatore che è sinistro, è terzino destro da sempre, ultimamente adesso gioca ai centrocampisti, che lo può fare bene, però il Barça, un Barça campione, non deve giocare con Sergio Roberto nel centrocampo una partita per vincere la Liga. Sta giocando con Ansu Fati, con Ricky Puig, il ragazzo che giocava nel Barça B, sta giocando con Braithwaite, che neanche era, che sì, ci è piaciuto tutto, la sua intensità, è un giocatore interessante, però non è un giocatore per essere titolare. Il Barça stava giocando con Junior, quindi il Barça stava giocando con giocatori che adesso non possono essere titolari quando ti stai giocando la Liga, quindi il Barça ha un problema di intensità, però ha un problema di qualità di giocatori, ha un problema di squadra, di livello. Il Barça ieri giocava con 5 giocatori che almeno 2 sono del futuro, però 3 secondo me o Rakitic, anche voi lo so che forse io sono un po' critico un po' troppo, pensando come il tempo di Rakitic è finito, stava giocando con gente che per me non devi essere titolare in un Barça campione, quindi il Barça ha giocato troppo minuti con gente da un livello basso, e per me questo è un problema che Messi lo sa. E dopo, ovviamente io voglio avere il miglior giocatore della storia della mia squadra, però quando hai una differenza tanto grande tra Messi e gli altri da livello, cosa succede? Che tutte le palle vanno a Messi, che Messi sempre stiamo aspettando a Messi, quando Messi non sta benissimo, come non è stato questa fine stagione, che può essere, è umano, è a 33 anni, è normale, non c'è nessuno, neanche un giocatore con il quale abbiamo pagato 120 milioni, non c'è nessuno che prende questo liderazzo, che non prende, non prende la importanza di, non prende la pala, quando arriviamo alla fine dell'attacco, tutto guardiamo Messi, sembriamo, mi ricordo un programma, credo di 2 anni, forse 3, l'Argentina si voleva sembrare al Barça, si voleva essere simile al Barça, il Barça sta sendo simile all'Argentina, ma non da adesso, io ricordo, te lo dicevo, avete parlato questo tanti anni fa, che Messi è il migliore al mondo, però la squadra non deve giocare soltanto per Messi, e la Messi dipendenza è una cosa che ci fa male, ci sta iniziando a fare male, quindi secondo me ci sono molte più cose che hanno il VAR, c'è un problema di intensità del spogliatoio, però un problema di qualità che si traduce che quando Messi non sta bene il VAR non va bene, e non possiamo vivere da un giocatore eternamente. Allora, non abbiamo nessuno che si prende la responsabilità di creare qualcos'altro e di dire no, magari adesso la palla non la passo a Messi, invento qualcosa io, nessuno. Tutti i giocatori quando hanno la palla
perdono solo Messi, sì, per... e la palla va subito da lui. Però, però e poi dobbiamo lasciare Albert e prendere gli altri, perché e poi continuiamo questa cosa. Però una cosa, Giussi, io condivido quello che ha detto Albert, e arrivano anche Pietro Locatelli, è d'accordo con te. Io però dico una cosa su questa cosa che ha detto Giussi all'ultimo. Il problema è sempre è sempre a capo, cioè in cima. Se tu non hai un leader, che un condottiero che ti guida dalla panchina, i media, l'entorno ti dirà che se tu non passi la palla a Leo, ma ti prendi la responsabilità di fare altro, sei contro Leo. Questa cosa l'ha passata Griezmann, l'ha passata De Jong, Vidal. L'inizio l'ha passata Vidal. Che Messi si è arrabbiato, ha detto non passarmi da me. Il problema è questo: quando tu non hai una catena forte, quando tu fai discutere contro il VAR tutto quello che ha detto, che io condivido, Giuseppe Orto, lo fai fare a Piquet in campo, e poi tutto quello che esce fuori dall'entorno lo fai fare a Messi in un'intervista dopo che il Madrid ha vinto la Liga, significa che manca la catena di comando, manca il presidente, manca il direttore sportivo, manca l'allenatore. Ma questa però è una scelta di questo gruppo di giocatori, che sbaglia sempre la dirigenza a avergli detto ok. Ma io ti giusi, tu eri con me quando Cardonè ha detto testuali parole, e l'abbiamo sentite, con Valverde los jugadores están cómodos, con Luis Enrique no, ya está. Questa frase capisce tutto del momento che stiamo passando dal 2016 a oggi. È questo, è il pesce puzza dalla testa. C'è poco da fare, ragazzi. È così. Però l'anno si cambierà il manico. Però Giussi, però sì, Giussi, però il problema è che questi giocatori, chi non so di voi chi l'ha detto, Messi dice queste parole che noi condividiamo, però lo fa troppo tardi e lo fa quasi a giustificare il gruppo che però ha avallato le scelte sbagliate della società. Ecco, questo però bisogna dirlo. Io adesso la butto lì, poi magari ne parliamo dopo. Per me serve una rivoluzione. Ma certo che serve una rivoluzione. La rivoluzione si può fare solo a giugno 2021. Non si può fare adesso. E che noi butteremo anche la prossima stagione. Lo so, ragazzi, come l'abbiamo buttata nel 2000, l'ultimo anno di Rijkaard, con la mozione di sfiducia alla porta, come l'abbiamo buttata con l'elezione di Gaspar, eccetera. Allora, ragazzi, però Albert ci deve salutare. Albert, buonanotte. Ciao, okay, ciao. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Allora, ragazzi, andiamo nella pausa, perché era già pronto il Giovanni. Prendiamo anche Maurizio e Sergio. E io vorrei, potete rimanere, sì, Giuseppe Giussi? Sì, assolutamente. Okay. Allora, noi dedichiamo questa canzone, che è di Charango, il gruppo Charango, Agafat l'Horizon. Questa la dedichiamo a il nostro amico compleannero. Chi? A Rafael Hidalgo, che è il conduttore di Radio Catalogna Italia, perché martedì Radio Catalogna Italia fa 100 puntate del proprio programma. E inoltre al compleannero, che ha fatto compleanno, sì, al presidente della Peña Virtuale. Ah, Giuseppe Martin, che ieri ha fatto il compleanno, sì, abbiamo fatto gli auguri in privato. E Rafael Hidalgo, che è stato intervistato in un bellissimo articolo di Kim Miró, che noi conosciamo, abbiamo anche intervistato qui in radio, e che ha intervistato anche la Giussi qualche tempo fa, per Exterior, il portal che esplica che fa Catalunya al mondo.
Quindi chi può, insomma, su exterior.cat può leggere l'intervista a Rafael Hidalgo. A Rafa noi dedichiamo questa canzone perché è la sigla di Radio Catalogna Italia, che potete ascoltare su Spreaker.com e su RadioRomaFutura.it, e che martedì farà, martedì 21, compirà 100 programmi, 100 puntate. Noi non abbiamo mai contate, Alberto, ora le contiamo, io non l'ho mai voluta contare, non ho mai pensato a questa cosa. Dai che prendiamo Giovanni, quindi riuniamo la 3G, Maurizio Gravello e Sergio Leonetti. Pistolero uruguayo Alberto.
eccoci che siamo tornati in diretta per l'ultimo della 3G.